Amici del Godzilla, buonasera, ore 21, come vi avevo promesso, diretta qui su Instagram, tra poco mi collegherò con il bardo Michele Posa, prima però, insomma, ho qualcosa da dire, qualcuno magari di voi avrà già letto il mio post su Instagram, mi sento davvero quasi anacronistico in un certo senso a continuare a parlare di wrestling, a continuare a parlare di WWE, a continuare a parlare di uno sport spettacolo in questa situazione. So che magari può sembrare irriverente, può sembrare fuori luogo, può sembrare appunto anacronistico parlare di wrestling, parlare di WrestleMania, parlare di un qualcosa boh, così fuori dalla normalità, non lo so, dall'attualità. Cosa volete che vi dica? Io cerco di andare avanti, cerco di fare quello che posso, ovvero intrattenervi, ovvero portarvi un po' di spensieratezza. Non è facile essere in questa situazione, quindi sappiate comunque che il mio pensiero e anche quello di tutti i miei colleghi, Michele, Salvatore, Andres, Paolino, il nostro mitico Bruno, la nostra produttrice Giorgia, Mirko, insomma, tutti siamo consci e consapevoli di quello. Vabbè, cerchiamo di fare finta di nulla. Mi sto per collegare con Michele. Abbiamo tanta carne al fuoco questa sera, abbiamo parecchie cose di cui parlare, discutere. Eccolo qua, che è arrivato il bardo. Come stai, L'abbiamo fatta. Michele? Ciao Frank, ciao a tutti. Vi vedo belli numerosi, eh? Belli tosti, alla grande. Va bene, Michele, sai che io sono abbastanza un cazzaro, un cacciarone, però veramente stasera quando ci siamo sentiti non avevo ancora visto le cifre di oggi e sono veramente toccato, sono veramente sconvolto da come questa situazione, insomma, non riesce a trovare un mandorlo della matassa e veramente difficilmente mi metto a pensare, difficilmente mi metto a fare dei discorsi così importanti, però stasera sono rimasto colpito, non lo so come mai, forse sarà la vecchiaia, ma veramente è una situazione più dura di quello che pensavo, però credo che tu, Michele, sarai d'accordo con me. Il nostro compito è quello di cercare di portare un po' di buon umore, un po' di spensieratezza, senza però essere anacronistici, senza essere ben consci di quello che succede intorno a noi. Guarda, ti dico io perché ti senti in questo modo, no? Un film abbastanza noto dice come un uovo sodo che non va su né giù. Probabilmente perché hai avuto anche tu, anche se ne parli raramente, qualche anno fa un lutto in famiglia molto Hai importante. ragione. E sai che dietro quei numeri non c'è niente. Ci sono delle persone che piangono, c'è qualcuno che avrà dei ricordi che inizieranno ad essere intaccati, svaniranno, c'è una quotidianità che non sarà più la stessa. Quindi è normale. Questa, tra virgolette, sciagura dovrebbe però insegnarci, e lo so che sembrerò un po' democristiano, che l'empatia andrebbe spesso esercitata non solo per quelli che vediamo, ma anche per i tanti che non vediamo. E più che esercitarla, quando è possibile, converrebbe fare qualcosa di concreto. Noi in passato, senza averlo detto, abbiamo devoluto a volte degli stipendi o degli ingaggi in beneficenza. La domanda è, oltre alle Vero. lacrime, oltre al non star bene, cosa possiamo fare noi, pseudo VIP, in realtà nella periferia del successo e chi è a casa per alleviare le sofferenze? Ritengo che una telefonata a chi ha avuto un lutto, un pensiero, un qualcosa di concreto, un ci sono, valgano di più di 1.000 cordogli espressi in maniera generica. Quindi sicuramente ci sono delle situazioni pesanti. Io ho il padre di un'amica che è morto,
probabilmente anche tu conoscerai qualcuno, quindi l'esortazione è: noi continueremo a fare le Bertucce ammaestrate e tra poco riacquisteremo il sorriso, ma prendiamo una scelta di movimento e non di lacrimazione, ecco. Bene, Michele, come al solito sei sempre bravissimo con le parole, sei un artista della poesia, sei un artista della elucubrazione proprio delle parole. Hai parlato di artista, Luca, ciao, sono io. Mamma mia, cioè, tu pensa che io al primo momento pensavo che mi facessi vedere, non lo so, un crocifisso, un santone, un santino, invece no, lui capace, gioco curioso, dito curioso, e poi non abbiamo mai spiegato in realtà in cosa consista questo gioco del dito curioso. Io so che tu sei un avido giocatore. Allora, è meglio stare sul wrestling, va, è vero che sono le 21, quindi è l'ora del proibito, magari oggi saremo più barbari. Non ancora, Non è ancora, più cattivi nelle nostre opinioni, però insomma vedo che c'è un grande fermento tra coloro che sono collegati, perché WrestleMania è sulla bocca di tutti, ma prima di parlare di WrestleMania, il Frank in questi giorni, grazie alle sue capacità organizzatorie, ha preparato una gradita sorpresa per tutti. Dunque, spalancate le orecchie e nel caso prendete nota per non sbagliare giorni e orari che tra poco condividerà con noi. Allora, diciamo che c'è qualcosa di positivo da comunicare per quanto riguarda una programmazione supplettiva del prodotto WWE su Sky Sport. So che negli scorsi giorni in tanti avete sperato che WrestleMania potesse essere trasmessa in chiaro su Sky Sport. Questo a livello mondiale non sta accadendo, anche in altri paesi ci sono iniziative analoghe con una programmazione supplementare della WWE, dei prodotti WWE. WrestleMania resta comunque un pay per view, ma vi comunico che, rullo di tamburi, stiamo preparando numerosi speciali dedicati ad atleti, a situazioni, ad eventi. E il primo speciale che verrà trasmesso su Sky Sport è i momenti leggendari di WrestleMania. È un documentario che è andato in onda sulla WWE Network qualche mese fa, e quindi diciamo è qualcosa veramente di aggiornato, perché ripercorre tutto quanto è successo di meglio e di più bello a WrestleMania dalla prima alla 35esima edizione. La voce originale che racconta è quella di John Cena. Io ho tradotto, adattato e dato la voce a John Cena. Prendete nota, martedì 31 marzo alle 23:30 su Sky Sport Arena dopo Raw, e poi in replica sabato 4 aprile alle 22:15 sempre su Sky Sport Arena dopo SmackDown. E questo secondo passaggio sarà insomma un vero e proprio traghettamento in vista dell'appuntamento con WrestleMania che inizierà alla 1 di notte. Quindi vi ribadisco i momenti leggendari di WrestleMania a partire da martedì 31 marzo alle 23:30 su Sky Sport Arena, in replica sabato 4 aprile alle 22:15 sempre su Sky Sport Arena, quindi sia dopo Raw che dopo SmackDown. Ma questo sarà soltanto il primo di altri speciali che avremo l'opportunità di trasmettere su Sky Sport nelle prossime settimane. E vado a sciorinare: avremo WWE 24 dedicato a Becky Lynch, avremo WWE 24 dedicato a Kofi Kingston, avremo SmackDown Greatest Hits con un documentario condotto da The Miz e Charlotte Flair, che parlano dei 20 anni di SmackDown sino all'approdo del programma dello show blu su Fox. E poi avremo anche uno speciale dedicato ad NXT Brooklyn.
devo innanzitutto dire che magari vedrete me, Salvatore, o anche Andres, diciamo, dare le voci a livello pratico su questi prodotti. Anche Michele però sta lavorando, sta aiutandoci con le traduzioni, stiamo cercando insomma di, grazie a, comunque a Sky, no? Perché noi siamo dei meri esecutori, perché non è che è merito nostro, diciamo che Sky e WWE stanno parlando e questo è soltanto l'inizio di una, di, diciamo, di una programmazione supplementare. Prima di addentrarci su WrestleMania, prima di dare spazio alle domande dei nostri amici, qualcosa ancora di tecnico. Allora, WrestleMania 36 disponibile in pay per view su Sky Prima Fila a partire da questo lunedì, dal lunedì 30 marzo. Ci sarà un codice speciale, un codice nuovo, 797979. Ci saranno le dirette come al solito su Sky Calcio 6, canale 256, le repliche invece su Sky Calcio 12 sul 262. Nella giornata di domenica alle 12, alle 16, alle 20 ci saranno già le repliche della prima serata. Poi da lunedì fino a giovedì, quindi dal giorno 6, ci saranno dalle 9 alle 13 repliche della prima parte, dalle 13 alle 17 repliche della seconda, dalle 17 alle 21 repliche della prima parte e di nuovo dalle 21 alla 1 di notte la replica della seconda. Ho finito. Oh, ho fatto l'araldo. Esatto, hai fatto una maratona. Tutto questo a meno che WrestleMania non duri più di 4 ore. In quel caso salta tutto e si deve ricollegare il palinsesto. Però no, perché la nostra super produttrice Giorgia Rosas mi ha comunicato che la WWE ha ufficialmente diramato una nota secondo la quale WrestleMania non durerà più di 4 ore ciascuna serata. Quindi noi, cioè, ma sai che stavo guardandomi nella telecamera, assomiglio un po' a Brock Lesnar con questa maglietta e la cuffietta, è vero o no? Cioè, mi manca il fisico, però la tamarragine c'è, Michele, che dici? Sei il sindaco di Cameretta City, Frank. Però una di queste sere potremmo andare a fare un giro in cameretta, cioè con il telefono, Allora, vabbè, Michele. Anni fa uno dei nostri amici tecnici è andato a fare un giro turistico in Messico e ci ha portato delle maschere di luchador messicani. Mi era balzata anche l'idea di venire qua con la maschera per vedere... Ce l'ho qua nell'armadio, l'ho appena vista stasera. Una sera potremmo fare una diretta con le maschere. Michele, parliamo della notizia del giorno? Parliamo della notizia del giorno, ovvero la teorica assenza di Roman Reigns da WrestleMania. Tra l'altro, nell'ultima diretta che ho fatto su YouTube ho detto attenti perché non ci saranno notizie da commentare una volta registrato lo showcase degli immortali, perché WWE ha già messo in ghiacciaia tutte le altre puntate di Raw, di SmackDown e di NXT per le settimane a venire. Quindi potrebbe uscire tutto e il contrario di tutto. Al momento sappiamo, teoricamente sempre, che Roman non combatte, che The Miz non combatte, che Rey Mysterio e Dana Brooke sono in quarantena, che Andrade si è infortunato alle costole e probabilmente sarà sostituito. E la domanda che tutti si fanno è: ma ste cose sono vere oppure ci stanno trollando dall'America mettendo in giro un sacco di informazioni svianti per mischiare le carte? Beh, una bella domanda la tua, anche perché qua c'è un unico burattinaio dell'informazione che è Dave Meltzer. Sembra essere lui il guru che ha in mano queste informazioni e le diffonde. Saranno vere? Saranno false? Sarà Ferguson? Non lo so. In realtà molte hanno avuto sorgente da altri siti informativi che però spesso in passato si sono segnalati per aver fatto sensazionalismo. Quindi vai a capire, noi siamo ad un oceano di distanza, WWE non ha ancora diramato nulla di ufficiale, facciamo i pappagalli, quindi ripetiamo quello che leggiamo, ma non abbiamo nessuna certezza che quello sia vero o no. Di sicuro ho ravvisato nel trattare queste informazioni un modo di proporle sul web italiano e sull'internet italiano, YouTube, veramente scadente, sconveniente e totalmente contrario ai dettami di una giusta e corretta informazione. Ho visto video, ho letto
insomma, City, dove Roman Reigns fa bene ad andare via, la WWE voleva costringerlo a lottare. Stiamo scherzando. Cioè, WWE ha detto sin da subito che chi non se la sentiva poteva rinunciare senza nessuna ripercussione. Roman Reigns, che quando ha avuto dei problemi di salute è stato subito ipertutelato dalla federazione, malgrado fosse campione e malgrado si fosse chiuso un arco narrativo che avrebbe dovuto consacrarlo. Quindi non credo ci siano state pressioni di stile frusta sulla schiena, schiavo babilonese, cartaginese, per andare a lavorare. E lo stesso con Vince McMahon, fa schifo, pensa solo ai soldi, la federazione è vergognosa, è incivile, è immorale. Posto che io nella vita non ho mai incontrato qualcuno che non pensasse ai soldi, neanche gli uomini di chiesa o quelli spirituali, a ben vedere a cosa deve pensare Vince McMahon se non al benessere di un'azienda. E deve cercare di mixare il meglio possibile delle esigenze che si scontrano come due fiumi che non arrivano però alla stessa foce. Quindi fin da subito abbiamo detto che giungere sino a WrestleMania era la cosa ideale, per poi bloccare tutto. Se ci sono delle defezioni perché qualcuno non se la sente o qualcuno sta male, non credo che bisogna mettere la croce sulle spalle della compagnia e né continuare ad agitare il vestillo che questa WrestleMania farà schifo, sarà una merda. Esatto, no, ma vabbè, ma d'altronde, Michele, ne abbiamo parlato tante volte. Il fan del 2020 è un fan che distrugge, è un fan che non vede l'ora di sputtanare il prodotto, di tirare merda, di dire che cagata, faceva schifo, roba del genere. Io da anni, quando trovo qualcuno che in maniera indelicata o in maniera immotivata, cioè blasta il prodotto, io dico: ma vai su YouPorn, ma veramente, ma chi te lo fa fare di guardare il wrestling? No, ma rivolgiti ad altro. Non è stato favorito da una giusta introduzione, perché l'angolatura di inserire, arriveremmo a queste cose. Ma no, ma veramente. Tra l'altro, leggo appunto di gente, di tutti i ragazzi che sono collegati con noi, e sono davvero tantissimi, e vi ringraziamo per essere qui insieme a noi. Cioè, state riportando tanti rumors, però ragazzi, veramente non sappiamo nulla, nessuno, cioè non sono usciti gli spoiler, non c'è nessuno là a vedere gli show. E noi, che abbiamo lavorato per WWE, nel senso agli show WWE, sappiamo e abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire la consegna di riservatezza. Ragazzi, voi non avete idea, noi un sacco di volte sapevamo delle cose, sia quando siamo andati a fare gli show dal vivo, sia quando riceviamo determinate informazioni tramite mail prima degli show, ma ci atteniamo al nostro lavoro. Quindi questa volta che non c'è il pubblico, cioè non c'è nessuno che è autorizzato a divulgare nulla di ufficiale, si parla di Braun Strowman che ha sostituito Roman Reigns, si parla di qualsiasi cosa, però ragazzi, di certo non c'è nulla. Innanzitutto nella puntata di SmackDown, che andrà in onda questa notte in lingua originale e domani sera in italiano, avremo uno sviluppo riguardante alla gestione Roman Reigns, all'eventuale gestione The Miz, oppure durante questa puntata di SmackDown non ci sarà nulla riferito a quanto accadrà a WrestleMania, ma vedremo eventualmente lo sviluppo a WrestleMania. Però veramente è inutile continuare a farsi dei film mentali, è inutile continuare a dire questa edizione di WrestleMania è una merda o roba del genere. Non avete voglia di guardare WrestleMania, non la guardate. Oggi uno sul mio profilo Instagram ha detto: ah, se non c'è Roman Reigns non compro WrestleMania. Io ho detto: ce ne faremo una ragione, cioè alla fine, o no? La cosa migliore, se volete ancora divertirvi col prodotto, è dopo questa diretta guardare gli show e basta. Guardatelo senza avere più il caos in testa che vi generano queste informazioni. E parlo anche dal mio sito YouTube, senza problemi. Lasciate le notizie vere, false, presunte, voci di corridoio fuori dalla vostra vita per 10 giorni, per 8 giorni, per 7, quello che è. E non fatevi condizionare dalla negatività. Poi lo show può venire male, lo stesso, però prima guardiamolo. Siamo abbastanza stufi, io e Frank, di un fan che non è più fan del wrestling, come lo era negli anni del grande boom in Italia, dove nostri anni,
dove venivano indicati come ottenni, no? L'ottenne, cioè quello veramente entusiasta, ma con un'età molto bassa, veniva deriso. Oggi abbiamo una specie di fan molto peggiore, molto diversa, perché non è entusiasta, è negativo, è disfattista e distruttivo. E ripete qualunque cosa, legge in giro, purché sia l'opinione della maggioranza. E visto che il web nella maggioranza è diventato inutilmente critico, seguendo un filo conduttore, ecco che si aggrega a quel gregge. Ed è molto negativo proprio per una show, spettacolo che dovrebbe divertire ed emozionare. E invece qua vai a negarti fin dal principio questi due sentieri che sono i perché siamo davanti alla televisione. Tra l'altro, Michele, non so se sei d'accordo, questa caratteristica davvero becera è riferibile soprattutto al pubblico europeo, più che al pubblico americano. Perché io e te, che siamo stati presenti un paio di volte all'edizione di Raw post a WrestleMania, io mi ricordo a WrestleMania 32, quando ci fu il 3 contro 3 finale nel main event, con il pubblico che faceva la ola e se ne sbatteva del match, ti ricordi? Era una situazione veramente incredibile, c'era la gente veramente che aveva preso in ostaggio lo show, come quando tirano il pallone da spiaggia o cose del genere. Cioè veramente io mi chiedo il perché si arrivi addirittura a queste esternazioni, e comunque tutto è figlio di questo movimento web, di questo movimento internet, al quale in realtà dello sport, dello spettacolo, del wrestling, della WWE non gliene fotte più di tanto. Perché l'importante è sparare merda, poi approfondire, cercare. Non so se sei d'accordo. È pieno di persone che non hanno mai fatturato un euro col wrestling, o che il wrestling non l'hanno mai realmente sostenuto in maniera onesta e concreta con il denaro. Però sono tutti più bravi di chi il wrestling lo propone o addirittura lo combatte. Ed è paradossale, no? C'è il critico del wrestling, non c'è più il fan. E per fare il critico non ti serve un granché, basta aver letto gli ultimi rumors e sai già tutto. Parliamo un attimo di WrestleMania, perché comunque c'è qualcosa sul quale anche i nostri amici a casa possono essere chiamati in causa. Non so se qualcuno di voi ha visto la puntata di NXT che si è conclusa poco prima dell'inizio di questa diretta su Sky Sport Arena, e la puntata è andata in scena alla Full Sail University e non al Performance Center. Non so se, Michele, hai dato un'occhiata un pochino ad NXT e se hai avuto la mia stessa percezione che ti confidavo prima via telefono, ovvero che la Full Sail University, tutto sommato, anche senza pubblico, è una location più bella, è una casa più accettabile rispetto al Performance Center. Beh, sicuramente ha una rampa d'ingresso, ha dei banneroni, lo schermo dietro che sono più visibili, che danno effettivamente un'atmosfera più calda. Io credo che però se hanno deciso di fare WrestleMania al Performance Center, un minimo di restyling dovrebbero averglielo dato, giusto per dargli una sensazione di differenza rispetto al solito. Magari alcune delle scenografie che erano previste per lo stadio sono state rimodellate, rimpicciolite, ritagliate per metterle dentro alla location dello showcase degli immortali. Stiamo a vedere che cosa accadrà. Intanto, altre informazioni tecniche per quanto riguarda WrestleMania, perché so che Michele anche ieri durante la chat sul tuo canale, la chat live sul tuo canale YouTube, ti hanno chiesto se sarai al commento di WrestleMania. Io spiego un attimino qual è la situazione. Allora, la situazione è che Michele non sta fisicamente venendo a Sky, perché per policy aziendale nessuno può recarsi al centro produzione Sky di Milano Santa Giulia usando i mezzi pubblici. Michele in questo momento dovrebbe venire a Sky esclusivamente usando i mezzi pubblici, quindi è parcheggiato a casa. Questo però non gli impedirà di essere parte di WrestleMania, perché grazie alla produzione, grazie a Mirko Camarda, grazie al nostro super coordinatore della Mixing Room, Nando Lecce, stiamo predisponendo per la diretta di WrestleMania un collegamento
telefonico, poi non chiedetemi dal punto di vista tecnico come funzionerà, quindi io e Salvatore saremo in diretta da Sky, Michele sarà in sarà ibridato, sembra un parolone, ma sarà in collegamento telefonico IDSN o ESDN, quello che è, e quindi interverrà durante la diretta, e quindi anche Michele sarà della partita. Ovviamente non potrà partecipare attivamente alla telecronaca come sarebbe avvenuto ovviamente in condizioni normali, però insomma le considerazioni tecniche, le analisi, qualche cazzata in compagnia, la classifica del vestito migliore delle ragazze, so che non è il tuo forte, però ci possiamo provare. Che dici, Michele? Se vuoi, Luca, ci penso io a quella, che mi sento un po' solo, magari ti do una mano. Ma sentimi un po', ma ieri notavo durante la chat sul tuo canale YouTube che molti dicevano: oh, il bardo comunque a inizio anno ha detto la sorpresa di SmackDown è Otis. E Otis comunque ci sta sorprendendo, no? Diciamo è diventato l'eroe popolare. Cioè c'è più culo che anima con queste previsioni. Perché siamo tutti un po' Otis, dai. Però anche Angelo Dawkins e Montez Ford, io ho detto solo Montez Ford, a Raw stanno facendo benino. Quindi ho puntato su dei outsider che in realtà si stanno rivelando dei piccoli motori nei loro rispettivi allevamenti, mettiamolo così. Ragazzi, a parte i saluti, dai, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, insomma, un po' tosta. Dai, siamo parte delle riti come Kenshiro oggi, forza, che ci strappiamo. Sì, dai. Allora, risposta secca per entrambi. Punk ritornerà in WWE, cioè, ma veramente, ma ancora le vedove di CM Punk, ma che due maroni, ma che balle, non lo so, ma non sei stufo, Michele, di sentirti dire queste cose? Prima era quando torna Goldberg, ancora prima quando torna Ultimate Warrior, poi Ultimate Warrior è tornato, ma sfortunatamente quando è tornato poi, povero Cristo, gli è venuto un colpo ed è morto due giorni dopo l'induzione nella Hall of Fame. Poi c'è stato quando ritorna Goldberg, adesso c'è quando ritorna CM Punk. E più che altro io sul mio canale YouTube ne ho parlato in maniera pressante e anche di continuo, anche nel TG di oggi. La mia risposta non cambia, io spero che non torni, perché così continuerò a provare stima personale verso di lui. Una persona che sbatte la porta dicendo di non accettare un determinato ambiente e facendo di quella scelta una bandiera morale da portare avanti nel tempo, a me piace. Dovesse tornare, sarebbe esattamente identico a tutti coloro che prima ha criticato. Quindi spero che resti fedele e saldo ai suoi principi, perché mi piace pensare che esistano persone così, che non si fanno i conti in tasca e che vivono secondo la loro legge morale. Amici a casa, adesso io, che sono il Godzilla, sono il Frank, sono il padrone del canale, vengo lì e vi piglio a calci nel culo. Perché cioè, stiamo parlando di argomenti a tutto spiano e poi mi dite, ma Roman Reigns combatte? E ne abbiamo parlato. Poi, quali altre domande c'erano ancora che ho visto prima? Cioè, Michele sarà in telecronaca e l'abbiamo appena detto. Cioè, ragazzi, ma ce la fate? Cioè, cercate un attimino di stare sul pezzo. Capisco, per l'amor del cielo, che magari qualcuno sia entrato nella diretta a diretta iniziata, però per esempio Michele, che sarà parte di WrestleMania a livello di telecronaca, l'abbiamo detto poco fa. Poi uno, domande: secondo voi chi vince tra Goldberg e Pinco Pallino? Due, ma cos'è le altre domande? Chi vince? Cioè, ma i pronostici, ma siamo ancora a livello dei pronostici? Cioè, ma cosa serve fare i pronostici prima di un evento? A poco, ti faccio io qualche domanda allora, Frank. Dopo un po' di eventi che hai commentato senza pubblico, visto che c'erano insomma tante previsioni disfattiste, effettivamente, a parte magari la prima settimana che era ancora un work in progress, secondo te la WWE, con il cambio di inquadrature, con il cercare di oscurare il più possibile il fatto che non ci siano i tifosi, è riuscita a fare un buon lavoro, oppure si nota ancora tanto l'assenza di quell'elettricità e di quello scambio che avviene durante i match tra lottatori e tifosi?
Allora, per quanto riguarda l'inquadratura, devo dire che l'ultima settimana, ovvero da quando la WWE ha adottato lo stesso tipo di inquadratura, e questo bisogna riconoscerlo, della All Elite Wrestling, perché anche lì i fan, insomma, hanno fatto notare, ovviamente, ci mancherebbe che non andassero subito a sottolineare che la All Elite Wrestling, subito nella prima puntata senza pubblico, aveva scelto l'inquadratura dell'entrata fronte telecamera. Anche la WWE si è adattata, io devo dire, veramente è cambiato come il giorno e la notte. L'unica cosa, facendo le telecronache, che un pochino mi disturba, che un pochino faccio fatica ad assimilare, sono i dialoghi che si ascoltano. Non tanto i dialoghi tra i lottatori, perché sono bravissimi e non si fanno beccare nel parlare, quanto i dialoghi dei produttori, i dialoghi della regia. Noi che siamo sgamati, che siamo stati anche a bordo ring, sappiamo che in America, che durante le dirette, tutto è calcolato, quanto devono durare i promo, quanto deve... e gli arbitri trasmettono tutte queste informazioni ai lottatori, ci sono i produttori lì a bordo ring che danno i tempi. Ecco, io ho notato che alcune di queste, diciamo, di questi trucchi del mestiere, gioco forza, vengono messi diciamo a nudo durante le telecronache puntate, proprio perché non c'è il pubblico. Però, per quanto mi riguarda, la WWE sta facendo un gran lavoro. Il problema, secondo me, sarà a WrestleMania la lunghezza dell'evento, sarà la lunghezza dei match. Io lo ribadisco, fossi stato in WWE, ne abbiamo già parlato, avrei fatto 4 match ogni sera, avrei fatto 2 eventi di 2 ore, 2 ore e mezza e finiva lì. Qui realmente si rischia di fare un evento complessivo di 8 ore soltanto per quanto riguarda il pay per view, più ci saranno i kick-off show entrambe le serate. Quindi stiamo parlando di una durata complessiva di 10 ore. E tra l'altro, Michele, vorrei far capire, proprio da una considerazione che ha fatto Becky Lynch, parlavamo prima dei grandi speciali che andranno in onda successivamente, nelle prossime settimane, su Sky Sport. Oggi io e Salvatore abbiamo commentato lo speciale WWE 24 su Becky Lynch, e c'era una considerazione di Natalia, di Natty Neidhart, riferita al main event dell'anno scorso delle tre ragazze, che ha chiuso WrestleMania, è stato il primo main event WrestleMania, il primo main event femminile della storia. E Natalia faceva una considerazione molto molto interessante, diceva che per le ragazze entrare in scena dopo mezzanotte, quindi lo show era iniziato alle 7, dopo mezzanotte e dopo 2 ore di pre-show, quindi quando il pubblico era già saturo di 7 ore di wrestling, 7 ore, e comunque loro sono state brave a mettere in piedi un match che ha catturato il pubblico, è stato qualcosa di fantasmagorico, perché per me a volte veramente c'è una saturazione, c'è un overbooking, ma nel senso proprio di quantità, ed è un po' quello che per me ha portato il wrestling ad una fase difficile per quanto riguarda il pubblico generalista, ma anche gli appassionati, perché il numero di ore televisive di wrestling ogni settimana è altissimo, è too much, e immaginiamoci un pay-per-view di 7 ore, ma anche 2 sere, 8-10 ore, dentro il Performance Center, va bene, un match per sera, quello del Maligno e quello dell'Undertaker, probabilmente saranno girati all'esterno, ma ce la faremo a tenere su 4 ore di show ogni sera? Questo per me è l'interrogativo più grande. Sicuramente l'overdose di wrestling proposta negli ultimi anni, con anche il cambio di format a metà degli anni 90, dove da forte contro scarso si è passati a match settimanali tra grossi nomi e grossi calibri, è un problema da non sottovalutare. E sicuramente porta molto prima il wrestling o i wrestler a noia. Non a caso quelli di NXT, che sino a poco tempo fa, ma anche oggi, hanno goduto di minori passaggi televisivi,
riescono a restare più a lungo nell'immaginario collettivo dei fan, perché la loro spremitura è sicuramente più lenta. A tal proposito, un altro argomento di discussione, Frank, è legato al coronavirus, che ovviamente ha bloccato tutte le federazioni al mondo, almeno quasi tutte. C'è qualche, diciamo, qualcuno che canta fuori dal coro, ma sono pochissimi casi. E se qua si sta fermi a lungo, il rischio è che tutto il sottobosco del wrestling, tranne quelli che hanno i soldi in tasca, vada a sparire o vada ad avere un contraccolpo micidiale. Quindi io sono particolarmente preoccupato, perché comunque il wrestling ha un cuore, un'anima, un portafoglio ben visibili, le major. La All Elite Wrestling ha un grande finanziatore, WWE è quotata in borsa, ha un impero solido, il Japan Pro Wrestling ha dei finanziatori esterni, ma tutti gli altri, cioè, vengono a mancare le ossa, i fondamenti, i pilastri che poi fanno diventare un wannabe con una lunga gavetta, una star. Quindi questa emergenza mondiale rischia di avere non solo delle grosse ripercussioni sull'economia, ma anche sul wrestling che verrà, perché se dovesse durare altri 6 mesi, cioè, poi chi si mette a organizzare uno show indipendente quando la gente magari non ha avuto da lavorare e non c'è soldi in tasca per spendere 20 euro o 20 dollari per andare ad uno show live? Michele, io credo che il problema sia ancora più grande, perché senza andare a parlare delle piccole federazioni americane o comunque di wrestling, secondo me questo problema può succedere anche per le squadre di calcio di Serie A che falliranno, cioè le squadre di Serie B, le squadre di Serie C. Qui tanto, tantissimo sport professionistico rischia di scomparire, ma rischia di scomparire veramente, perché una serrata di queste proporzioni, come hai detto te, lascia il segno dal punto di vista economico sia sui bar, sia sugli esercizi commerciali, ma anche sullo sport in sé, perché veramente la situazione è gravissima. Tra l'altro, in questi giorni numerose superstar della WWE sono intervenute per scusate, anzi, tu mi hai insegnato che bisogna tenere qua l'acqua, però sì, a differenza tua, io non c'ho il bicchiere, ma bevo a canna. Ah, pensavo avessi la birra o il beverone con la pozione magica. Tipo. No, sono finiti quegli anni del Godzilla, ormai sono diventato vecchio. Okay. Adesso ho anche perso il filo, di cosa stavamo parlando? Parlavi degli atleti WWE che hanno fatto beneficenza. Ah, ok. Sì, tra l'altro, durante il weekend di WrestleMania c'erano programmate un sacco di attività collaterali. Il WrestleCon si chiama, quel festival che comunque noi abbiamo anche intravisto quando siamo andati a New Orleans. Io quando sono andato ad Atlanta per gli affari miei nel 2011 ho visto un attimino come funziona. Cioè, queste piccole federazioni, questo sottobosco del wrestling, cioè, rischia di non uscirne vivo da una situazione come questa, perché hanno già pagato l'affitto delle location e adesso quelli che hanno pagato i soldi indietro non glieli ridanno, e ovviamente loro invece devono rifondere i biglietti. Tant'è vero che Braun Strowman è stato messo sotto accusa perché ha fatto alcune dichiarazioni, insomma, poco piacevoli nei confronti di queste entità, e dicendo della serie mor tua vita mea, una cosa del genere. Volevo dirti che volevo fare mio un messaggio di Shelton Benjamin, che effettivamente invitava in questi giorni, ovviamente chi ha un lavoro ancora, chi può andare a un lavoro, chi sta ricevendo uno stipendio, magari ad acquistare un oggetto o un qualcosa di un lottatore indipendente, di un lottatore che fatica ad arrivare a fine mese, che magari lo si è visto lottare dal vivo nella propria area geografica, perché più sei in alto nella catena alimentare, più sei con le spalle coperte in una grande federazione, meno hai problemi. Ma per uno che vive di wrestling, non potendo andare a esibirsi e venendo a meno probabilmente nei mesi prossimi molte piccole federazioni, beh, anche quei 20 euro di maglietta possono fare la differenza.
È una situazione davvero complicata. A me veramente pensare a tutto questo viene il magone, viene veramente il magone, perché se riuscisse quantomeno a vedere una luce al fondo, in fondo al tunnel, tu dici, vabbè, dai ragazzi, tiriamo la cinghia, un mese, due mesi, ma qui è dura. Oh, poi magari, miracolosamente, fra 2 o 3 settimane ne siamo fuori, però... Adesso veramente c'è tanta, tanta preoccupazione proprio a 360 gradi. Vero che i problemi sono altri, vero che il problema è la salute delle persone, vero che il problema è la gente che deve avere da mangiare e il frigo pieno. Però diciamo che in funzione futura le problematiche sono veramente, veramente tante, tantissime. Passiamo a qualche risposta veloce. C'è chi ci chiede, sì, potevano mettere il personale WB nelle prime file per fare pubblico? Direi di no, perché il personale all'interno del performance center è ridotto all'osso. Quindi ogni persona al suo interno ha un ruolo, che sia un regista, un montatore, un tecnico, un regista, un addetto al cambio del tappeto del ring. Quindi non potevano far entrare persone a fare semplicemente presenza come pubblico. WB tornerà in Italia, ragazzi... È una domanda che ha poco senso perché non sappiamo quando finirà l'emergenza. Vi abbiamo detto però molte volte che a giudicare dei dati in nostro possesso, visto l'enorme e incessante accrescersi di chi pirata gli show, non siamo nelle prime posizioni della lista. Ecco, mettiamola in questo modo. E poi Michele, c'è una problematica ulteriore per quanto riguarda gli show in Italia. Perché? Perché il promoter italiano, D'Alessandro Galli, quando si è visto suo malgrado annullare gli show che erano previsti a novembre 2019, che erano Firenze e Milano, se non erro, 3-4 novembre, e insomma noi l'avevamo sentito così in maniera non ufficiale in quella situazione e sembrava parecchio scornato dal fatto che comunque la WWE gli avesse cancellato le date, poi voleva riproporle a febbraio, lui... Insomma, febbraio sarebbe stato febbraio di quest'anno, perché è successo a novembre 2019, quando ricorderete ci fu lo show Crown Jewel organizzato la sera di Halloween il 31 ottobre. Loro dovevano essere qua a Firenze domenica 3 e a Milano lunedì 4, cancellarono la prima parte dello show, l'Italia rimase a secco. Ecco, secondo me questa è una decapitazione importante in funzione futura per quanto riguarda gli eventi WWE in Italia. Siamo in un clima di incertezza per quanto riguarda il rinnovo televisivo dei diritti, perché è un argomento alla luce sotto gli occhi di tutti. Abbiamo questo precedente del 2019, quindi stiamo parlando di 4 mesi fa. Abbiamo il problema comunque della pirateria e dell'ascolto televisivo che non è soddisfacente, quindi poi adesso c'è la pandemia. Sappiate che tutti i concerti di tutte le superstar della musica sono rimandati al 2021. Qualcuno ha rischedulato a novembre, ma nella migliore delle ipotesi, ma si parla di 2021, perché voi dovete pensare che quando tutto questo sarà finito, prima di ritornare a fare i viaggi aerei, prima di ritornare a fare i concerti, prima di ritornare a fare le manifestazioni pubbliche e passerà di acqua sotto i ponti. Ritorno un attimino anche alla storia, Michele, che hai accennato delle persone a bordo ring, eventualmente come spettatori. C'è proprio una specifica, non so se sia della Florida oppure a livello americano, che comunque all'interno di un edificio non ci possono stare più di 50 persone. Per cui tutte quelle che sono all'interno del performance center sono unicamente addetti al lavoro. Per quanto riguarda le domande, qui c'è Kylo Danna 92 che ci chiede: meglio WrestleMania 31, 32 o 34 da commentare dal vivo? Ragazzo, cioè qui è come sparare sulla Croce Rossa. WrestleMania 31 è stata la prima, l'abbiamo fatto a bordo ring, c'è stato il miglior main event della storia di WrestleMania, non a livello tecnico ma a livello emozionale, perché l'incasso della valigetta di Seth Rollins secondo me sarà ineguagliabile a livello di sorpresa e a livello di proprio di emozione. Io ricordo da fan
un momento del genere quando ha debuttato Kane. Ecco, 5 ottobre 1997, in Your House 18, Bad Blood, quando ci fu il match del il primo Hell in a Cell fra Shawn Michaels e The Undertaker, che arriva Kane, questo personaggio misterioso, annunciato per mesi e mesi e mesi, che si manifesta. Ecco, secondo me questi due momenti sono quelli più iconici che io ho vissuto. Pensate, averne vissuto uno a bordo ring vi può far capire, insomma, le sto parlando come se fossi un ragazzino, è incredibile. A WWE non potrebbe recuperare soldi facendo dei film, per chi lo chiede, perché sono ferme anche le produzioni cinematografiche. Per chi ci chiede se il conteggio fino a 20 è già ufficiale, io è la prima volta che ne sento parlare, quindi non so se tu, Frank, hai letto qualcosa. Cos'è il conteggio fino a 20? È probabilmente il conteggio fuori dal ring. Ah. Non so, sentiamo parlare da te, caro amico ascoltatore, per la prima volta. Quindi non so dove l'hai letto. Qualcuno ricorda il mio salto dalla barricata con Brock Lesnar? Vabbè, ma quelli sono momenti iconici, ragazzi. Cosa, Michele? Qual è l'ultima? Ti ho sentito male. Qualcuno chiede di condividere un ricordo particolare di uno show WWE in Italia. Oh, beh, io ce l'ho e tu l'hai raccontato anche nel tuo libro, Michele. Il caschè a Lilian Garcia. Ah, ecco. vabbè, quello è stato bello, però comunque, perché era tutto concordato. E insomma, se non avete ancora avuto l'occasione di leggere Io, mio papà e il wrestling di Michele, ci sono le pagine di questo libro che sono stampate non nero su bianco, ma bianco su nero, nelle quali Michele racconta, cioè si mette a nudo, non fisicamente, ma figuratamente, e a me hanno emozionato tanto, quindi senza rivangare certe emozioni davvero forti, vi invito, soprattutto in questo periodo, so che adesso non li consegnano i libri perché insomma non sono diciamo beni di prima necessità, però se avete l'opportunità magari di recuperarli, e ci sono delle su Amazon è in vendita la versione ebook a prezzo straordinariamente scontato, eventualmente per chi le usa. Mentre per chi dice che il conteggio di 20 è già in funzione in Giappone, lo so bene, visto che nasco come appassionato di wrestling nipponico. Però la domanda era in WWE, se no anche in Messico ci sono due arbitri. La domanda era pertinente alla WWE e io non ho mai letto da nessuna parte, almeno finora, che ci sia in programma di cambiare la liturgia del conto di 10, anche perché in realtà, per come viene impostato oggi, è talmente aleatorio quel conteggio dell'arbitro che riescono a farlo durare quanto un po' ci hanno voglia, ecco. Manu Neri 93 chiede: anche se hanno già registrato, potrebbero ancora decidere di annullare tutto? Direi proprio di no, direi che molto probabilmente ci sarà qualcosa di diverso rispetto a quanto programmato, quanto ci aspettassimo, però annullare proprio no. Manu Papa 99, anche se siete uomini, chi è il lottatore più fico che avete incontrato? Più fico? Oh. Ma forse Randy Orton, dai. Ce n'è un po', c'è Orton, c'è anche Balor che ha un... un addominale mica da ridere. Uno, sì, Randy Orton è molto più alto. Uno molto fico, secondo me, ma perché strano e stravagante, quando l'abbiamo intervistato, è stato Jeff Hardy. Era molto magnetico, anche con le movenze, lo sguardo. Era un tizio molto particolare. Allora, qui continuano diciamo ad affermare che Vince McMahon avrebbe dato ordine agli arbitri di non contare più fino a 10, ma per poi passare a breve un conto di 20. Io non so dove cavolo, mamma mia, sto per dire una parolaccia, dove avete letto queste cose? Chi in sostituirà? È uscita una news nella quale Vince McMahon invitava gli arbitri a pianificare meglio quel conteggio e ad arrivare al count out qualora i wrestler lo ignorassero e continuassero a fare i porci loro a bordo, i porci comodi loro a bordo ring. Ma questa cosa del conto di 20 non era compresa in questa notizia che io stesso ho diffuso, insomma.
Non era meglio rinviare WrestleMania piuttosto che farla a porte chiuse, ragazzi? Ne abbiamo già parlato ripetutamente. Cioè, io credo che chiunque sarebbe rimasto scontento. Se lo fermavano, dicevano perché non andavano avanti. Sono andati avanti, perché non l'hanno fermato. Insomma, tutti non possono essere d'accordo. Quando commenterete WrestleMania? Allora, secondo me la commenteremo il 14 maggio, forse il 15. Michele, tu sei libero a metà maggio? Non lo so, ho già un impegno in fumetteria, Frank. Vedremo. Avete mai intervistato Becky Lynch? Ci chiedete, pensate che abbiamo fatto anche una giornata con lei e gli Usos contro il bullismo in una scuola di Milano. Quindi non solo l'abbiamo intervistata in America, ma l'abbiamo anche incontrata in Italia. Sì, è stata una delle giornate più belle, anche perché comunque sia lei che Jimmy e Jey Uso sono stati molto intraprendenti anche con i ragazzi. Era una delle giornate appunto del programma B-Star, questa a Milano, e poi il giorno successivo invece a Firenze l'avevamo fatta con i tre del New Day, anche lì giornata fantasmagorica con Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston diciamo ad intrattenere i ragazzi. Io torno un attimino sullo speciale dei momenti leggendari di WrestleMania, perché vorrei che voi amici appassionati di wrestling faceste un pochino da araldi, perché io voglio dire, di amici che seguivano il wrestling nel passato ne ho tanti, e in tanti sento dire ma quando c'era il Hogan, ma quando c'era Macho Man, ma quando c'era The Rock. Allora, nello speciale dei momenti leggendari di WrestleMania ci saranno verranno trattate delle rivalità eccezionali, quella tra André the Giant e Hulk Hogan di WrestleMania 3, quella tra Hulk Hogan e The Rock a WrestleMania 18, c'è un intero capitolo sull'Undertaker e sulla sua striscia, ci sono diciamo dei focus sulle entrate dei lottatori a WrestleMania, le più spettacolari, le entrate a sorpresa, ci sono le musiche d'ingresso, ci sono i VIP e i protagonisti degli altri sport. Ragazzi, io faccio il venditore ambulante e vi ribadisco, martedì alle 23:30 dopo Raw su Sky Sport Arena e sabato 4 aprile alle 22:15 dopo SmackDown, fate passaparola, perché magari riusciamo a fare anche un po' di ascolti su Sky Sport e insomma non è che ci pagano di più, però sono contenti. Facciamo una cosa diversa allora, facciamo una call to action: da qui a domani ci impegniamo sui nostri social, Instagram, Facebook e Twitter principalmente, YouTube è poco utilizzabile, a pubblicare dei post con la programmazione di questo speciale. Voi condivideteli, tanto condividerli non vi costa niente. Condividi storia su Instagram, condividi share su Facebook, condividi su Twitter. È questo un metodo di partecipazione positivo alla diffusione. Tra l'altro, Michele, siamo in possesso, grazie al nostro super montatore Bruno Carmignani, di un estratto di un minuto di questo speciale, e quindi insomma, magari già più tardi o al massimo domani lo condivideremo sui social, cercando appunto di dare risalto a questo primo di alcuni speciali. Ve lo ribadisco, Becky Lynch, tu cosa dici? Tu guardi ginocchio in faccia, capito? Tu ho detto che sfodera spada giapponese, katana. Vabbè, 5 minuti, Frank, alla fine della nostra oretta. Dai, tirate fuori un argomento che ci fa andare a letto belli, Vediamo. Allora, c'era Manu Neri, dice, nel senso, se la commentate live WrestleMania oppure qualche giorno prima. No, vabbè. Non ce la mandano prima, anche perché... Ma no, dai, ragazzi. Alle varie emittenti ci sarebbe una fuga di notizie impossibile da placare.
Alessio Rinaldi, avete già intervistato o parlato con Roman Reigns? Hai voglia, più di una volta. Abbiamo intervistato WrestleMania 31, WrestleMania 32, tra l'altro siamo finiti anche nello speciale dedicato a Roman Reigns di WWE 24, del network, proprio all'indomani di WrestleMania 31. Questa è una domanda per te, Frank. Jade HBK, un match consigliato di Bret Hart? Allora, uno che c'ha come nickname HBK, secondo te io consiglio un match di Bret Hart? E magari vuoi scoprire meglio Bret Hart, magari riesci a condizionare il nostro ascoltatore e a portarlo dalla tua parte. Ok, allora Bret Hart contro Stone Cold Steve Austin con Cam Sherrock arbitro speciale a WrestleMania 13. Ok, io invece ti direi andare a riscoprire qualcosa della sua carriera, qualche chicca più segreta. C'era un bellissimo match contro Akushi, lottatore giapponese tutto tatuato che lottava con altre personalità nella Terra del Sol Levante. Oppure se proprio, diciamo, sei coraggioso o coraggiosa, direi qualche battaglia ai tempi della Calgary Stampede con Dynamite Kid, con Bad News Brown, che non amava tanto lavorare con Bret Hart, a dire il vero, e via dicendo, giusto per uscire un po' dai soliti sentieri. Tra l'altro mi si è accesa una lampadina mentre controllo l'orologio per capire quanto manca. Nel libro di Bret Hart viene raccontato un episodio, in uno dei numerosi trasferimenti che fecero all'epoca, c'era André the Giant che viaggiava in macchina e a un certo punto, adesso io non mi ricordo esattamente cosa accadde, cioè forse si trovarono dei balordi davanti che volevano infastidire, volevano provare a rapinare la macchina con André the Giant che apre il portello, scende e questi si danno alla fuga come dei cagazzotto micidiali. Proprio i tempi della Stampede. C'è anche un altro aneddoto che riguarda due degli atleti che abbiamo appena citato in Giappone, sul Pullman. Un André the Giant abbastanza ubriaco inizia a sparlare utilizzando parole un po' razziste dalla gente di colore. Allora Bad News Brown, conosciuto anche come Bad News Allen, judoka, medagliato olimpico, sente, si innervosisce, si alza, va a muso duro da André the Giant e gli dice: o la smetti o scendiamo e la risolviamo qui. E André the Giant, che aveva la nomea di essere uno col quale non fare a botte, improvvisamente si placa, perché la nomea di Bad News Brown è una di quelle da non mettere alla prova, è uno di quelle elite tipo Aku ad esempio, che sono passati alla storia come dei picchiatori veri, risse da bar, pestatori eccezionali da, insomma, da non far innervosire. Insomma, un saluto speciale a un ragazzo che scrive da Calcio in provincia di Bergamo, insomma una delle zone più martoriate. Ti mandiamo un abbraccio virtuale. Chi potrà sostituire Roman Reigns? Ragazzi, potremmo fare un elenco di nomi infinito, ma non avrebbe senso. Potrebbero anche annullare il match, quindi non lo so. Magari domani a SmackDown su Sky Sport scopriamo qualcosa, motivo in più per guardarlo, no? Va bene Michele, sta per scadere il nostro tempo, quindi prima che arrivi il countdown di Instagram che interrompe la diretta appunto di oggi, abbiamo l'occasione di ringraziare tutti. Vi ripeto, grazie. Seguiteci sui nostri social, perché vi daremo tutte le coordinate per il primo degli speciali. Sì, certo, sostituisco io Roman al catering, però lo sostituisco, visto che il catering WWE è veramente tanta roba. E continuate a seguire i programmi WWE su Sky Sport, anche su Cielo, la programmazione è immutata, e insomma, direi che per questa sera è tutto, o no? Mi raccomando, Luca, continua a rifornirti di bistecche, che quelle ci tirano sul morale. Ma secondo me però la bistecca più bella è quella che c'ha la Mandy Rose tra le gambe. È la bistecca con le patate, Luca. È quella, quella con i fagioli. E quella è la patata per antonomasia. Va bene, ragazzi, chiudiamo qui, quindi dal Godzilla. Dal Bardo, alla prossima, ciao.